Ciao a tutti i pixelini, sono quest'oggi sotto al mare con la mia maschera nelle profondità marine e sto costruendo un mio ecosistema, un po' la Minecraft però nelle profondità marine. Guardate qua, ho anche fatto nascere dei pesci, diciamo forme di vita. Ma quello che faccio? Bello però bianco. Vi faccio vedere come funziona. Intanto vi mostro un po' quello che ho già costruito. Qua, guardate che bello, stelle marine, funghetti marini, varie cose marine, conchiglie. Qua dei rododendri acquiriformi. Un bel giardinetto per i pesci marini, logicamente. Oh, e questi chi sono? Non so che tipo di pesci sono, ma sono proprio simpatici. Vi faccio vedere come funziona semplicemente costruendo un altro pezzo di giardino sommerso in questa zona. Possiamo selezionare i vari tipi di terreno, tipo questo è terra, roccia. Facciamo un piccolo giardinetto che forse non è proprio reale, ma ci può stare. Ci piantiamo dell'idrilla, la famosissima idrilla marina. Oh, che bella. Questa sera potremmo anche raccoglierla per farci un'insalatina. E io direi che poi sul bordo roccioso ci possiamo mettere questi specie di cactus marini. Su tutto il bordo della nostra aiuola. E qua anche un po' di sponge, di spugna a tubo gialla. Ok. Ci starebbe bene, secondo me, anche qualche stella marina variopinta di vario colore in questi punti, delle conchigliette sparse, lumachine e altro tipo di spugna. No, quella ho sbagliato, ho tolto quell'altra, ma fa niente perché ce la possiamo rimettere. Allora, ah, non mi toglie l'altra per mettere quella. Vabbè, gliela mettiamo di fianco. Poi potremmo passare ai coralli, anzi, prima forse mi piacerebbe fare una roccia un po' più alta qua. In questo modo. Ecco fatto. Così. Così. E qua ci metterei dei coralli, anzi qua sotto il corallo che è un po' a forma di cervello. Sembrano quasi che emanino luce propria. Qua sopra qualcuno di questi rossi. Oh, che belli. E sul lato di qua un po' di orecchie di porco marino. Ok, di due colori differenti. In realtà adesso sono in modalità creativa, non possono morire le specie, ma in realtà va studiata la cosa, perché magari ogni tipo di vegetale o pesce va messo sul suo substrato, ad esempio terra o roccia, giusto? Non possiamo mettere... Oh! Dei cavoli marini, stasera potremmo cucinarceli. E in modalità non creativa, praticamente normale, le piante si riproducono, buttano altri semi. Dobbiamo, anzi, addirittura nella modalità non creativa, dovremmo creare le correnti che trasportano il plankton e i semi in questa maniera qua.
Adesso i semi non spawnano. Mettiamo un po' di plankton qua. Spennelliamo di plankton il nostro giardino. E ancora un po' di questi che mi piacciono. Un po' di questi. E basta. Direi che adesso potremmo provare. Menù dei pesci. Mettiamo una prima manciata di uova di pesce. Questi sono i pesci, quelli che mangiano i vegetali, i primi, diciamo, della catena alimentare, perché poi abbiamo i predatori e i grandi predatori. Anzi, potremmo provare, mettiamo anche qua dei grandi predatori. Dobbiamo aspettare che crescano. Ecco, qua sono nati i primi pesciolini, li vedete piccoli? Vediamo come sono. Quello è grande, è in giro già da prima. Quelli piccolini stanno cominciando a nascere, a crescere. Mentre qua nasceranno i grandi predatori, che adesso però sono ancora molto piccoli. Però se non gli buttiamo un po' di pesci via di mezzo, i grandi predatori non avranno altri pesci da mangiare. Oh, guarda che faccia! Assomiglia... Ma... quante zampe ha? Sono delle forme di vita un po' strane. Quello sta andando a mangiare qualcosa, forse sulla roccia. O forse si è solo incastrato lì come uno stupido otto. Facciamoci un giro per il nostro giardino. Oh, qua i pesci che avevo lasciato prima si sono moltiplicati, forse sono cresciuti. Dato che questi sono bruttissimi, eh. Abbiamo la possibilità anche di creare noi dei pesci. Oh, questo è simpatico, sorride. Una carpa degli abissi. Abbiamo la possibilità, tramite questo menu, di crearci noi i pesci. Bisogna sbattersi un po' per capire il tutto come funziona. Possiamo scegliere la dimensione, inclinazione. Ecco, così è un pesce un po' brutto. Ah, il corpo quello, per fortuna. Sì. Ad esempio il corpo possiamo duplicarlo e così a specchio è brutto, sembra un corno adesso. Possiamo ridurre solo un lato? No. Una specie di pesce spada doppio. Edizioni, treno. È bruttissimo, ma che pesce ho creato? Aumentiamo un po' magari anche la dimensione, così fa ancora più ridere, stupidissimo. Vabbè, utilizziamolo. Sole modo, no? Lo chiamiamo pesce. Spadoide. Allora, ok. E adesso buttiamo un po' di spadoidi qua. Vediamo tra un po', torneremo a vedere come crescono i nostri spadoidi. Nel nostro piccolo giardino immerso, qua le piante stanno bene. Questo nuota al contrario, non si sa orientare troppo bene. Ed ecco, mi sa, i nostri... No, dove sono i nostri piccoli spadoidi? Non sono questi. Oh, qua c'è
un branco di carpe delle profondità. Che se la nuotano felicemente. Questi invece? No! Ma è il culo o la faccia? Non è che si capisce troppo bene, eh? Ah, era il culo. Lo sopra c'è la faccia un po' da incazzato. I nostri spadoidi dove sono? Abbiamo perso gli spadoidi. Dov'è che state crescendo, spadoidi? Mi sa che gli spadoidi ce li siamo persi. Oh, qua c'è una varietà di pesci. Pesci. Chiamiamoli forme di vita, va, perché non sembrano troppo pesci. Vabbè, poi incontreremo qualche altro spadoide mutando. Per la nostra immensa piscina, prima o poi cresceranno, eh. Oh, che bello! È rilassante sto gioco comunque. Poi con sta musichetta veramente ci si addormenta. Continuiamo a costruire il nostro giardino, mettendo qua dei small, dei corallini, eccoli qua, che forse era meglio metterli sulla roccia. Questi qua e anche un po' di piante. Allora vediamo la varietà delle piante. Facciamo una striscia di queste, una striscia di lattughe. Queste l'hanno già provato. Possiamo provare un po' tutte. Belle anche queste. Queste sono belle grosse. Coprono. Queste sono più basse. Andiamo alla ricerca dei nostri pesci che abbiamo creato, se non ci ricordiamo il punto dove sono o se sono stati tutti mangiati, che andassero da via Chap. Qua c'è un branco di sti cicciosi qua. Carpe delle profondità che si imboscano. Cicciobonzi catabrieri dei coralli, mangia coralli. E qua degli Sparviroceraptus colombrinus. Mentre qua potete osservare un questo qua non c'è dubbio, è uno Sporafaringus omnicellatus. Lo riconosco dal movimento, non dalla forma, ma dal movimento classico dell'ocellatus. Mentre direi che per oggi e basta, potrei anche tornare in superficie perché sto tenendo respiro da molto tempo e io non sono Grybrush Tripwood. Per questo video è tutto ragazzi, iscrivetevi al canale e buon divertimento!